dallo stadio San Mamés di Bilbao, dove Atletico Bilbao e Juventus si giocano la Coppa UEFA 1977. La partita di andata, giocata il 5 maggio a Torino, si è conclusa con il risultato di 1-0 per i bianconeri, in virtù del gol messo a segno al 14° minuto da Marco Tardelli. Stadio esaurito, 41.000 spettatori, l'incasso si aggira sui 160 milioni di lire. La rappresentanza dei tifosi juventini è calcolabile in 1.000 unità. Vediamo subito quelle che sono le formazioni. L'Atletico Bilbao schiera Iribarra, quindi Lassa e Scalza, poi Villara, Ghisasola, Alessanco, Dani, Irureta, Amorortu, Ciurruca e Rojo Primo. La Juventus risponde con Zoff, Cucureddu, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Bettega. Ecco Dino Zoff che prende posto tra i pali, partita che è diretta dal fischietto austriaco Linemeyer. Tutto pronto con la Juventus che si appresta a dare il via alle ostilità. Calcio d'avvio dunque con Roberto Boninsegna al suo fianco, Romeo Benetti, un ex giocatore dell'Inter, un ex giocatore del Milan. Si attende il fischio, partiti. Palla che viene retrocessa per Marco Tardelli, quindi a Capitan Furino. Cerchiamo subito di indovinare Cucureddu, gli ha tolto la palla Rojo Primo, poi c'è stato un intervento di Bettega ai danni di Amorortu e c'è il calcio di punizione a favore dell'Athletic Bilbao quando scocca il terzo minuto. Sulla palla Rojo Primo, palla messa in mezzo, c'è stato il tentativo di Irureta, se non andiamo errati, e l'arbitro assegna il calcio d'angolo a favore della formazione dell'Atletico Bilbao. Primo corner della partita, risultato di 0-0. La Juventus è forte del vantaggio minimo ottenuto nella gara d'andata. È Amorortu che batte dalla bandierina. Palla che viene ribattuta in fallo laterale da Morini. Poi c'è forse un intervento falloso di Dani al cospetto di Gentile, ai danni di Gentile. Comunque l'arbitro assegna ancora un calcio d'angolo ed è il secondo a favore del Bilbao. Ecco la battuta ancora di Amorortu, prova lo stacco, poi Dani ingabbiato da due avversari, l'intervento di Morini, poi Benetti calcia male il gioco da parte del numero 11 bianconero. Ancora Amorortu dalla destra, inseguito vedete da Morini, poi Furino, c'è probabilmente l'ostruzione da parte del capitano bianconero e per questo motivo l'Athletic Bilbao batte un calcio di punizione. 5 minuti e 30, sempre parità. Juventus, ripeto ancora, che deve difendere il vantaggio ottenuto nella partita d'andata a Torino. Juventus che ha eliminato in questa storia di questa Coppa UEFA il Manchester City, il Manchester United, lo Shakhtar Donetsk e il Magdeburgo. Non ce la fa Irureta, non ce la fa Irureta con palla che finisce. 2-1 il successo qui a Bilbao e 2-2 nell'altra partita, per cui Barcellona ha messo fuori. Vediamo ora Tardelli nel frattempo per la Juventus. Tardelli, la palla che spiova in aria, Bettega, gol! Bettega porta in vantaggio la Juventus quando siamo al 7° minuto esatto. C'è stato il cross di sinistro a scavalcare la difesa da parte di Marco Tardelli e il solito stacco imperioso, preciso di Roberto Bettega che realizza così il 6° gol ed è un gol ovviamente che vale molto, vale doppio come ovviamente impone la regola dei gol in trasferta. E permette alla Juventus, Bettega, c'è forse un fallo di Bettega, si va avanti, ancora Lassa dalla destra, c'è un cross, la conclusione, il gol, Ciurruca ha calciato e Irureta ha deviato il pallone in fondo al sacco, è pareggio 1-1, anche se forse abbiamo qualche dubbio sulla posizione dell'autore del gol, Irureta. C'è stata dunque l'azione dalla destra di Lassa, il cross, la conclusione di Ciurruca che ha praticamente battuto contro uno stinco del giocatore Irureta ed è pareggio quando siamo all'11° minuto. Ecco l'autore del gol e abbiamo l'opportunità di rivedere, vedete che Ciurruca calcia contro lo stinco sinistro del giocatore, assegna a quanto pare un calcio di punizione a favore dell'Athletic. Sulla palla Villar, il cervello di centrocampo della squadra. Ecco Villar, il colpo di testa mancato da Ciurruca e poi una mischia paurosa, l'ultimo ad intervenire Amorortu
Su di lui c'è Rabettica in azione difensiva, ancora Ghisasola, palla lunghissima buttata nell'area di rigore, ma è una Juventus che di solito riesce ad avere la meglio. E poi c'è questo intervento di Gentile ai danni di Dani, l'arbitro dice che si tratta soltanto di calcio d'angolo, ci sono le proteste da parte dei giocatori baschi e ovviamente un attimo di panico per i 1000 sostenitori della Juventus che sono sulle tribune del San Mamés. Un piccolo giallo dunque all'interno dell'area di rigore della Juventus, l'arbitro dice che è tutto regolare, si va avanti. Ottavo corner. Lassa dalla destra, palla messa ancora in mezzo, il tentativo di Dani sopra la traversa e questo è un altro brivido per la difesa juventina. Qualche momento di difficoltà dunque è sempre Dani, è colui che crea delle preoccupazioni. Vediamo il suo stacco di testa, vedete che la palla di pochissimo finisce alta sopra la traversa. E vedete che il pallone è tornato ancora nella metà campo della Juventus. Bettega, Morini, Scirea, poi ancora Scirea, il guardalinea dice che la palla ha varcato la linea bianca, per cui si riparte con la rimessa in gioco quando siamo al 40° del primo tempo, 1-1, dicevo, rimessa in gioco per l'Athletic Bilbao. Dalla destra ancora Lassa, c'è il colpo di testa, due giocatori della Juventus si ostacolano, poi Causio che mette fuori e scalza. La palla messa in palo laterale ma involontariamente da Cucurella, avete visto un rimbalzo fasullo del pallone che è andato a finire sul suo naso. Intervento di Tardelli che prova a presidiare la fascia destra dando manforte a Cucurella. Rojo si gioca costantemente nella metà campo della Juventus. Palla buona per Dani che forse, anzi Lassa che forse ha commesso fallo di mano. Un fallo di mano nettissimo comunque individuato dall'arbitro su segnalazione del guardalinee ed è stato poi invalidato il gol. Alessanco. Ancora Alessanco sta per preparare la conclusione, poi cambia idea. Ciurruca. Prova a destreggiarsi in aria, ancora Ciurruca. Il dribbling a rientrare, poi cicca malamente il pallone. Ancora Ciurruca comunque, poi Tardelli ne vanifica l'azione con un intervento e con un colpo di tacco. Causio e poi Cucurella, iniziativa, palla che finisce in fallo laterale. Ecco, Irureta, palla messa dentro per Scalza, inseguito da Cucurella per il colpo di testa di Scirea. Una conclusione di Amorrorto ancora e palla che termina oltre la linea di fondo. Nulla da fare su questa azione dell'Athletic di Bilbao, nulla da fare per i baschi. Dicevo che la Juventus è molto più organizzata di quanto non fosse nella parte centrale del primo tempo. Ecco il rilancio di Dino Zoff, manca Bettega, Villar, ancora Villar, ecco l'azione di Amorrorto, Villar, e con le immagini siamo passati al bianco-nero doverosamente per il successo della Juventus, battuta per 2-1, la Juventus ha conquistato la prima Coppa Europea della sua storia, è il primo trofeo per i bianconeri e il primo successo italiano in Coppa UEFA. Ovviamente Giovanni Trapattoni si congratula con i protagonisti, con Dino Zoff, con tutti quanti, oltre agli 11 che sono scesi in campo.